Eh sì, si è fatto buio, ma non abbiate paura, non preoccupatevi, vedrete che poi la situazione cambierà. Solo che dobbiamo partire di qua, dalle tenebre, dalla notte, per iniziare un percorso che ci porterà verso la luce. In questo viaggio io vi farò da guida e questa serata non sarà soltanto un momento di spettacolo, ma anche di riflessione, di partecipazione, di preghiera. Bene, allora vediamo. Dunque, ecco, sì, oh. Bene, adesso possiamo partire. Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide, sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre.
Isaia, nella sua profezia, indicò anche l'albero genealogico dal quale sarebbe nato il bambino, da Jesse di Betlemme, padre di Davide, re scelto da Dio. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si porrà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia. Egli aveva una moglie, una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano avanti negli anni. Un giorno, mentre Zaccaria officiava davanti al Signore, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso, mentre tutta l'assemblea del popolo pregava fuori. Improvvisamente gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino, né bevande inebrianti. Sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo». Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini». Nel 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Thank you.
prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta al Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi». Destatosi, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
viaggio dalla Galilea alla Giudea. E dopo qualche giorno raggiunse il villaggio di En-Karen. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Magnifica il Signore e il mio spirito esulta.